Che comunque ci sia un po' di euforia. Questa settimana, diciamo, è stata caratterizzata da allenamenti fatti sempre bene, però comunque lo spirito sembra differente, insomma, non è più rilassato, però così non deve essere. Io ho battuto molto, soprattutto il martedì l'ho lasciato passare, però dagli altri giorni, insomma, ho preteso nei limiti poi di quello che si riesce sempre ad avere. Perché anche il primo caldo comunque è un pochino influenza, però insomma siamo consapevoli tutti della partita decisiva per noi e che vogliamo far bene, quella di domani e le altre. Quando c'è una difficoltà un professionista deve riuscire a dare il 100% e soprattutto poi quando le cose vanno bene. Quindi è giusto il sorriso, l'allegria, perché comunque parliamo sempre di un gioco e quindi i giochi che fanno i bambini sono sempre sorridenti, non siete mai un bambino triste che gioca, quindi devono essere sorridenti. Però non bisogna sforare. Chi magari dovesse cadere in questo errore probabilmente potrebbe denotare un qualcosa che non va e quindi serve tutto poi per trarre il giudizio alla fine sui giocatori, perché quando le cose vanno bene uno deve comunque continuare a farla andare bene, non è che bisogna sfociare nella superficialità o nel fare cose che non devono essere fatte. Uno deve essere sempre professionista in tutti i sensi, deve sempre allenare, deve sempre impegnare. Poi magari se i risultati ci stanno, un sorriso in più è normale che sia spontaneo, ma deve essere tale e basta, non deve essere contagioso di altre situazioni che poi vanno a inficiare le partite per fare la matematica 4 punti, quindi è una situazione completamente differente rispetto all'anno scorso. L'anno scorso in una partita non la dovevamo sbagliare, quindi sicuramente nella partita l'anno scorso anche eravamo consapevoli che comunque la squadra ci stava, però era una partita secca, quindi sicuramente le tensioni l'anno scorso potranno essere superiori. Quest'anno siamo con buon anticipo, diciamo, quasi al traguardo, però come dico sempre, noi dobbiamo comunque continuare a vedere di far bene, possibilmente vincere tutte le partite fino alla fine per lasciare un bellissimo ricordo. Carmine Rinaldi, speriamo che anche quelli, gli storici, si possano riavvicinare alla squadra. Insomma, manca un po' di entusiasmo, manca l'euforia giusta per viverci questo momento, godiamocelo. A cosa è dovuto secondo lei questo scarso entusiasmo, al di là dei tifosi storici che non vengono allo stadio, al di là delle presenze? Secondo lei perché questa promozione è vissuta in maniera così, non dico distante, ma poco partecipata? Percepisce anche lei questo appello di Montervino, le ragioni Ma in di Montervino? parte sì, ma non lo so, possono essere tutta una serie di situazioni che possono essere delle concause affinché questo poi si possa verificare. Sicuramente magari il fatto che comunque è una città che chiede sempre, che magari molte volte ci sono, anziché magari puntare su quello bello che si sta facendo, si punta sempre a cercare l'ago nel pagliaio, il difetto, il problema. Ecco, forse questo è magari in un calciatore che comunque tutta la settimana si sacrifica, anche nella vita privata, insomma, si impegna, è il suo lavoro, però comunque ci mette anche insomma, tanta passione, magari si vorrebbe un po' generalmente un comportamento differente, però come ripeto spesso, uno non si deve mai aspettare niente dagli altri per non rimanere deluso, quindi io ripeto anche che c'è anche il rovescio della medaglia, che comunque qui non ti puoi mai sedere, mai stare tranquillo perché c'è sempre un pungolo a far meglio. Sicuramente però sono convinto di questo, che nel momento in cui ci sarà la matematica certezza della promozione, queste belle sensazioni che comunque abbiamo vissuto anche l'anno scorso riverranno fuori, magari anche più forti. Ma questo è un fatto positivo, non è un fatto negativo. Però è sempre dopo, adesso lo stiamo dicendo che abbiamo, però strada facendo non lo sapevamo, quindi ogni domenica poi il pericolo è sempre dietro l'angolo, quindi magari dopo la sconfitta di Campobasso sembrava avessimo infilato un tunnel senza uscita.
fa sentire tanti giudizi, in realtà poi dopo è stata una parete. Quindi adesso possiamo dire che magari abbiamo fatto veramente un gran campionato, però strada facendo per noi eravamo sempre proiettati domenica dopo domenica, quindi questo non lo percepivamo. Prima era Salerno Calcio, oggi Salerno Calcio, questa città non ha mai trovato un allenatore che ha vinto, se non sbaglio, due campionati di seguito, lei ci sta riuscendo, magari non ci dirà quello che pensa in maniera interiore, ma credo che qualcosina anche Perrone dovrebbe aspettarsela, dalla città, dalla società, come riconoscimento. Aspetta di essere pagato ogni mese. Ma questo è un fine. No, non aspetto niente. Ripeto, uno non si deve mai aspettare niente per non rimanere deluso se ci sarà qualcosa, però sono contento di questo perché comunque, effettivamente, come hai detto, è successo a Delio Rossi di vincere due campionati, però in annate differenti, e quindi questo sarebbe ancora un'altra bella cosa che magari si lascia come ricordo. Poi non c'è due senza tre, qualcuno dovrebbe dire. Speriamo. Cioè, ci siamo allenati bene, stiamo bene, comunque obiettivamente di fronte abbiamo una squadra che comunque per buona parte è la stessa anche che avevamo affrontato all'andata. Ne vale probabilmente un paio di giovani che anche di qualità che giocheranno, però sicuramente è una squadra che è già retrocessa, però contro di noi vorranno far bene, quindi noi dobbiamo essere bravi a avere le stesse motivazioni. Per noi è la partita decisiva dell'annata, quindi ripeto, se ci dovesse essere dei cari o qualcuno che dovesse non fare la prestazione, secondo me è seriamente da prendere in considerazione per il futuro, questo è chiaro, perché vuol dire che c'è gente che non ha fame, che non ha voglia di andare avanti, invece secondo me lo sport deve insegnare che le squadre devono essere ospitate, più vincono e più devono essere ospitate, con rispetto per l'avversario sempre, però chi non è capace a far questo, perché al primo risultato si siede, vuol dire che non può essere un giocatore da alti livelli.